Vi faccio vedere il livello raggiunto dal corsista il secondo giorno di corso. Quindi corsista che è un meccanico, quindi non è un carrozziere, non è un verniciatore, non è un preparatore, non ha competenze acquisite negli anni, anche magari non corrette, di riparazione bolli da grandine, quindi non ha visto e ha provato a riparare i bolli in precedenza, ma è uno studente che partiva da zero. Quindi un meccanico che non ha lavorato in carrozzeria, non aveva competenze, non aveva eventualmente tecniche sbagliate da correggere per poi insegnare altre tecniche di riparazione. Siamo subito partiti con le tecniche corrette per la riparazione dei danni da grandine. Quindi adesso vedremo buon livello di preverniciatura raggiunto in solo 2 giorni di corso. Con un livello del genere si può andare nelle carrozzerie, riparare una macchina intera in 4 giorni, chiedere 300 euro, quindi comunque 400 euro in una settimana di lavoro, 300-400 euro può andare bene. E praticamente si impara e poi si può iniziare subito a guadagnare, specialmente in alta stagione quando i levabolli mancano, perché spesso si va all'estero a lavorare e le carrozzerie richiedono anche un buon livello di preverniciatura senza necessariamente dover salvare la vettura. Quindi si inizia, o meglio, si può iniziare subito a guadagnare 300-400 euro a settimana, che dopo un corso, a mio avviso, non è male. E ovviamente dopo il corso non si può iniziare immediatamente ad andare in giro, riparare macchine complete, chiedere 900 euro al giorno, ci vanno anni. Quindi faccio il corso, posso chiedere 900 euro al giorno a macchina? No. Però si può, come in questo caso, già iniziare subito a proporsi alle carrozzerie per eseguire un buon livello di preverniciatura. Vi dirò poi al corso come aprire partita IVA, costa 80 euro, si può già iniziare ad andare in giro a lavorare. Allora, vediamo questa lavorazione e successivamente ritorniamo ancora un attimo per dire alcune cose. Grazie.
Va bene, va bene. Per 2 giorni va benissimo. Adesso vedo che al centro comunque stai lavorando. Allora, abbiamo visto la lavorazione, ripeto, solo 2 giorni di corso. Il consiglio è di fare 2 giorni, poi far pratica per conto proprio, essere un po' brillanti per risolvere i problemi che si presentano e poi dopo un mesetto di pratica ritornare anche solo mezza giornata a rifinire. Dopo un altro mesetto ritornare a fare le ultime rifiniture e successivamente, se si hanno dei dubbi, chiedere via telefono o via WhatsApp come risolverli dopo però aver provato le varie tecniche e non essere riusciti a riparare in maniera ottimale quel tipo di bollo lì in quella parte di vettura dove magari si pensa di non riuscire a passare con le leve. Allora, in quel caso, dopo vari tentativi, potete telefonare e chiedere o mandare un video su WhatsApp e chiedere come faccio a passare, come faccio a risolvere quel bollo lì. Quindi tenacia, costanza e lavorazioni che tutti potete essere in grado di fare. C'è ovviamente chi potrà imparare di più e chi anche avrà bisogno di più tempo per imparare, specialmente se ha già iniziato a fare questo tipo di lavoro senza mai chiedere a nessuno, ma da autodidatta, magari acquisendo delle tecniche non completamente corrette. Quindi in questo caso ci vorrà un po' più di tempo. Se però si parte da zero, si ha tenacia e costanza con programma dove vengono spiegate le tecniche che si possono applicare, quindi dei parametri entro i quali muoversi per la riparazione dei bolli, se si applicano queste regole poi è solo questione di tempo, nel tempo si può unicamente migliorare. Se siete privati con vetture da riparare, contattateci. In caso di vetture assicurate contro la grandine, non pagate franchigia. Avete la vettura sostitutiva per il periodo di riparazione, in genere 1-2 giorni, e un buono carburante di almeno 100 euro. Se siete assicurazioni con almeno 200 vetture da riparare, contattateci per concordare una convenzione. Ci vediamo nei prossimi video. Condividete.